Salve a tutti, utenti di YouTube, da Narratore Da Italiano. Porfo 90. Siamo qui di nuovo a Roma Sud per parlarvi di un problema veramente grave, caro Porfo 90, Esatto. che è alle nostre spalle. Sì. Ti invito ad abbassare leggermente la testa. Ecco, Come guardate. potete vedere, qui abbiamo un murale, uno pseudomurale, anzi, che come ce ne sono tanti a Roma, in questa zona in particolare, sono diventati ormai un problema per questa città. Ci sono qui da tanti anni, perché ci sono ogni tanto delle persone che, soprattutto di notte, all'insaputa di tutti, vengono qui di nascosto e si permettono di sporcare i muri, facendo scritte poi peraltro senza alcun senso. È un problema che va avanti, come dicevo, da anni, va avanti da troppo tempo e nessuno ha mai preso seri provvedimenti. Sicuramente mancano i controlli, quindi ci vorrebbe più vigilanza, ma poi soprattutto Avvicinati, avvicinati. occorrerebbe proprio, secondo me, una cultura di base, come dire, occorrerebbe un'informazione di base, occorrerebbe insegnare ai ragazzi sin dalla giovane età a rispettare l'ambiente, un po' di sana educazione civica, per intenderci, quella che una volta si insegnava nelle scuole, dove si insegnava ai ragazzi a rispettare l'ambiente nel quale vivono, e a rispettare ovviamente non solo per se stessi, perché è un dovere verso se stessi, ma un dovere verso gli Gli altri, altri. perché ovviamente la città non è di proprietà di nessuno, ma è una proprietà pubblica di cui ne devono usufruire tutti, e tutti hanno il diritto di usufruirne bene, e di usufruire di una città che non sia danneggiata, quindi poterla sfruttare al meglio. Caro Porfo 90, io ho seguito con attenzione le tue parole. Ti invito a venire un po' più avanti e Sì. a farti vedere. E mi dispiace di quello che tu hai enunciato in questo video, perché effettivamente rappresenta la cruda realtà. Noi ci troviamo in una città straordinaria, ma vedere una città bella così, rovinata da queste scritte, questi tag, queste scritte fatte con la bomboletta spray, secondo me sono veramente deleterie per la città. Io la città di Roma l'apprezzo. Tu ami questa città? Certo, assolutamente, ci sono nato Ci sei anch'io, nato? Hai 20. 27 anni. Questo ragazzo ha 27 anni, è nato a Roma, ci vive. Ricordiamo solamente la zona, non la zona, ma l'area Roma Nord, Roma diciamo. Nord, sì. E in questa città, insomma, ci sei nato e hai visto, insomma, che è trattata male la città, perché comunque tra sporcizia, tra inquinamento e tra murales, che qui però in questo caso sono Sì, tag. assolutamente, è trattata veramente male, soprattutto questo quartiere, dove è un quartiere dove è situata la Basilica San Paolo, che è la seconda basilica più grande di Roma, la seconda più importante, è frequentata ogni anno da milioni di turisti, ed è circondato purtroppo da un degrado che ha raggiunto dei livelli assurdi, a cui le giunte che si sono susseguite in questi anni non hanno mai saputo porre rimedio, al di là dei proclami che sono capaci di fare tutti in campagna elettorale. Certo. Io però proporrei, caro Porfo, se tu sei d'accordo Sì. e se me lo consenti, di dire una cosa al sindaco di Roma attuale, Luigi Nerraggi. Io, se fossi il sindaco, poi chiedo a te brevemente, perché poi Sì, ci dobbiamo certo. salutare, perché il tempo purtroppo sta andando via, che io farei una cosa. Io, siccome i sindaci, come tu sai bene e come Sì. tutti sanno, hanno la capacità di fare le cosiddette ordinanze, io promulgherei un'ordinanza che faccio in modo di estirpare il problema di realizzare questi tag e questi murales che sporcano la città e la inquinano. Quindi fare l'ordinanza che per chi, caro Porfo e cari utenti, sporca la città attraverso la realizzazione di murales, ma anche i tag e di scritte che non hanno un valore storico né un valore artistico, una multa di anche 500.000 euro a testa, quindi pro capite. Sei Certo, d'accordo con la mia proposta da sindaco, che io eventualmente farei sì, se fossi sindaco? assolutamente sì, la multa ci sta tutta, è doverosa, credo che sia ancora adesso in vigore una sanzione, una legge che praticamente dà una sanzione pecuniaria a chi macchia i muri della città, però non viene mai applicata. Io farei in modo che questa legge, nel caso esistesse, fosse rafforzata e vengano date sanzioni più severe, soprattutto che ci siano più Controlli, controlli, più perché se la controlli, legge bravo. non viene applicata, ovviamente non serve a A nulla, niente. certo. Io grazie, ti ringrazio, caro Porfo 90, saluto tutti. Salve a tutti, vi ringrazio anch'io per avermi seguito. Iscrivetevi al mio canale, al canale di Narratore Italiano, ovviamente. E niente, io penso che abbiamo detto tutto.
speriamo che le istituzioni facciano qualcosa e che intervengano in modo comunque serio. Sì, ciao da Porfo 90 e da narratore italiano, grazie.